Mister, ma il risultato che sta tanto di beffa. Eh sì, quando subisci gol al 94esimo su rigore, per di più con un rimpallo così di mano, chiaro che sicuramente c'è un po' di ingenuità, ma al tempo stesso è veramente un po' la casualità. Probabilmente questo stadio al Südtirol non porta bene. Abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato nella partita di mercoledì. Abbiamo visto che tipo di partita sarà, perché è una partita anche oggi giocata da entrambe le squadre a viso aperto, con grande intensità, con occasioni da una parte e dall'altra. Abbiamo avuto anche le occasioni per chiuderla, ma non siamo stati abbastanza bravi e abbiamo subito questa beffa. Cercheremo di rifarci mercoledì. Cosa le è piaciuto e cosa no? Ma no, lo spirito della squadra è stato subito positivo, nonostante 20 giorni, 3 settimane che non si giocava. Buona intensità, buon atteggiamento di sacrificio, questo sicuramente. Cosa non mi è piaciuto? Il fatto che nel secondo tempo siamo stati andati in campo un po' troppo passivi sul loro possesso palla, abbiamo smesso di aggredire, con qualche cambio siamo tornati un pochettino più alti e abbiamo messo un po' più di pressione, siamo riusciti a metterli un po' più in difficoltà. Un po' questo non mi è piaciuto, l'inizio del secondo tempo, quando siamo stati troppo passivi. Sull'1-1 un paio di interventi importanti del loro portiere. Sì, ha fatto un grande intervento, una grande parata, onestamente hanno avuto qualche occasione anche loro, quindi credo che la gara potesse finire tranquillamente in parità, anche se all'interno di questa partita potevano andare in vantaggio loro, potevamo andare in vantaggio noi e chiuderla, e alla fine c'è stata questa beffa. Cercheremo di dimostrare, come abbiamo dimostrato tutto questo campionato, di essere una squadra forte e di ribaltare il risultato. D'altra parte, se vogliamo arrivare alla fine, sappiamo che ci possono essere queste problematiche, queste difficoltà, e se siamo una squadra forte, come abbiamo dimostrato durante tutta la stagione, mercoledì c'è l'occasione per dimostrarlo.